Un super Michiche con una doppietta piega un bel Vasto Marina e regala al San Buceto 3 punti pesanti. Ma andiamo per ordine. Nei padroni di casa Borrelli schiera il solito 4-3-3 dopo il pareggio esterno di domenica scorsa. Assenti Triglione e D'Adamo. Gli ospiti di Ronci, che vengono dal passo falso di 7 giorni fa con la Torrese, rispondono con uno speculare 4-3-3. Con le immagini di Max Daddario passiamo alla cronaca. Pronti partenza via, la prima occasione per il San Buceto al settimo con Michiche che incrocia con il destro. Gerbic si fa trovare pronto e chiude sul primo palo. All'11esimo uno scatenato Michiche viene steso in area di rigore da Vatavu. Questo il contatto al rallenti. Sul dischetto va lo stesso giocatore, maglia 17. Gerbic indovina l'angolo ma non può nulla sul tapin. 1-0. Al 21esimo ancora ospiti in avanti, Pellecchia in acrobazia, prova il gol della domenica ma l'estremo di casa è attento e blocca in sicurezza. Al 33esimo finalmente si vede il Vasto Marina con un colpo di testa, si salva Dedeo con un colpo di reni. Da qui a fine primo tempo non succede altro. Nella ripresa i padroni di casa partono più convinti, discesa sulla destra di Santone al quarto, girata di Fieroni e Dedeo ci mette una pezza sugli sviluppi del corner. Ancora un pericolo sul colpo di testa di Benedetti ma regge il fortino del San Buceto. All'11esimo ancora Vasto Marina, Fieroni illumina per De Vizia che impatta di testa, presa plastica di Dedeo. Al 19esimo è il solito Michiche a suonare la carica per i suoi, controllo e conclusione a giro da fuori. Gerbic si distende e deve in angolo. Sugli sviluppi del corner, battuto da Pellecchia, la sfera finisce sul palo. Al 21esimo Gerbic si esalta sulla conclusione a botta sicura di Sal. Entrambi i gesti tecnici meritano il replay. Al 23esimo ancora San Buceto, spizzata di Michiche per Barrov che fa tutto bene, salta Gerbic salvo poi addormentarsi invece di calciare in porta. Al 32esimo il Vasto Marina agguanta il pari con il neo entrato alla Rivera, il numero 17 deve solo appoggiare in rete dopo l'assist al bacio di De Vizia. Al 38esimo Michiche pesca dal cilindro una giocata magistrale, controllo di petto e mezza rovesciata con palla che si infila sul palo lontano. Gerbic non può nulla, il gol merita di essere rivisto al rallenti. Al 40esimo continua il duello Michiche-Gerbic, il primo conclude e il secondo risponde. Al 41esimo il Vasto Marina ci prova con una conclusione di Vatavu, Dedeo devia in angolo sugli sviluppi del corner. In apprensione il San Buceto si salva. Al 45esimo conclusione di Pellecchia da posizione defilata, Gerbic respinge. Da qui a fine gara non succede altro, il San Buceto si impone 2-1 e aggancia in classifica proprio il Vasto Marina a quota 18. Mister Borrelli, arriva una sconfitta contro il San Buceto, partiti male nel primo tempo, bene della ripresa, rammarico per questo risultato. Sì, sì, purtroppo è andata così, però ci dà, come dire, fiducia alla prestazione nel secondo tempo. E niente, poi le regole del calcio al Vitti non sono scritte, però capita anche questo. Brava a tutte e due le squadre comunque a giocare, sono stati fatti due bei gol, peccato per il rigore preso forse per un'ingenuità, per il resto sì, c'è un po' di amarezza sicuramente, però ecco la convinzione di aver dato tutto e quindi questo mi fa stare sereno. Avevate diverse assenze ma soprattutto importante la reazione e anche il cambio di modulo che ha fatto spostando gli esterni, comunque ha dato i suoi frutti nella ripresa. Sì, sicuramente, poi in tutta questa storia c'era una storia secondo me straordinaria che è quella del 2005, Francesco La Rivera che comunque aveva pareggiato la gara, quindi se si voleva scrivere una storia bella di calcio sarebbe stato un epilogo tra virgolette importante. Poi anche bravi tutti e due i portieri perché hanno veramente fatto due prestazioni maiuscole e quindi niente, magari appunto secondo gol preso se poteva essere evitato, niente, bravo anche Michiche a far gol. Mister Ronci, un ottimo primo tempo della sua squadra, soprattutto un super Michiche autore di una prestazione di altissimo livello. Sì, ma è tutta la squadra, non è solo Michiche, il terminale offensivo che quando gli capitano le occasioni fa gol, però c'è una squadra dietro, c'è un lavoro importante dietro che fanno tutti i ragazzi, c'è uno spirito di sacrificio importante e credo che oggi i ragazzi hanno confermato la crescita che stiamo avendo, perché anche con la sconfitta di domenica abbiamo fatto una grandissima partita contro la Torrese
e quindi sono diverse settimane che questa squadra mentalmente inizia a stare bene, fisicamente pure, quindi siamo contenti. Poteva starci anche il pareggio vedendo un po' la partita, soprattutto la ripresa del Vasto Marina. Se pareggiavamo li facevo tornare a piedi tutti, potevamo fare il secondo e il terzo gol in 10 occasioni, abbiamo sbagliato l'ira di Dio davanti, però purtroppo poi il calcio è questo. E poi quando hanno pareggiato io lo sapevo che questa partita la si poteva anche perdere, però grazie a Dio poi abbiamo trovato il 2-1 una torta, cioè veramente non potevamo pareggiare questa partita perché era da mangiarsi veramente le mani.